Sono arrivati i ragazzi? Sì. Allora, eccoci qua ragazzi. Allora, le persone che chiamo mi diano foto e curriculum. Riccardo Monitillo, sì. Alex Pascoli, Federica Lenzi, Augusto Piccolo, ok, grazie. Ingrid Egitto, ecco. Perfetto. E Daniele Tamburello. Tamburello. Ah, beh, uguale. Grazie. A dopo, grazie. Senti, grazie cuore. No, ma ogni volta che tocca a me, no? Che mi devono chiamare per fare un provino, puntualmente storpiano il mio cognome, sempre. E Tamburello, e Tamburiniello, e Tamburello, e Tamburini. Oh, ma io mi chiamo Tamburello, Daniele, ma è così difficile? Daniele Tamburello! Arrivo. Comunque è Tamburello, non Tamburello. Daniele. No, ci tengo a dirlo perché buongiorno. Tamburello? Tamburello. Tamburello. Giulio. Piacere. Ah, Tamburello. No, Tamburello. No, Tammu. Ah! Tamburello. Tamburello. Sì, con due M. Le cose del caso. Non c'è un po' d'acqua qua? Ok. Ma no, Tamburello. Non si chiama Tamburello. Come si chiami? Tamburello. Posso chiederti che cosa fai per mantenerti? Per mantenermi faccio il cameriere al momento. Fammi una camminata quando tu fai il cameriere. Ma che cazzo è sto Giulio Farnese? Io in questo momento non ho nessuna base per dire faccio un'improvvisazione e ci credo, perché non sono nelle condizioni. Cioè, scusate. Paolino. Scusa, Giulio, non è senza parole. Pronto? Oddio, no, sto facendo un provino. Non chiamare adesso, ma ti ho detto dopo. Ciao. No, dai, non mi piace sta cosa, non ce la faccio, ti giuro, non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma... hai visto? Hai messo gli occhi addosso, si è rotta la sera. Ma che cazzo è sto Giulio Farnese? Ma chi è? Benissimo. Le porte dell'inferno non preverranno su di me. Che te credi? O entriamo lì dentro. Manco te fanno... finite di parlare. Basta. Grazie. Sì, sì. Daniele. Grazie. Stiamo colloquiando, ma qui... ma grazie, c'è di che? Ho fatto niente, l'ho fatto. Ti ho detto niente, mi ringrazi. Ma di che? Riccardo Monitillo? Sì. Ho vissuto per circa 3 anni da solo, però adesso sono tornato dai miei. Soddisfazione che non volevo dare ai miei. L'attore, chi è questo strano personaggio della nostra vita che è l'attore? Un funambulo. Sono in demenza senile, voglio sì. Un linguaggio molto terra-terra, voglio capire, soggetto predicato e complemento. Sì. Che fa l'attore? Che fa l'attore? Ma lei da quanto tempo fa questo lavoro? Scusi la schiettezza. No, le domande le faccio io, Riccardo. Ingrid Egitto. Ok, ci siamo, vai. Eccomi. Io tuttora, quando mi chiedono ad esempio che lavoro fai, io dico come te lo spiego. Ma non perché io lo so benissimo. Quella cosa di vedere le fate ovunque, ecco, mettiamola così, non c'è. Adesso si sente, si è aperte. Ma è molto più moderata, è come se la dovessi addomesticare, capito? Per forza, perché sennò non posso permettermi un esaurimento nervoso. Bello, vero? La fotografia è pessima, vabbè. Sì, no, lo dico anch'io. Sei meglio da vicino. Perché? Grazie. Sembra... è un'altra persona. Sei più carina da vicino. Grazie. E quindi io le rifarei. Sì, vedremo. Augusto Piccolo. Eccomi. Buonasera. A cinema ci vai? No. Poco, pochissimo. A fare la pizza la fai? Sì. Quindi potresti fare il pizzaiolo? Volendo, come secondo lavoro. O come primo? Come terzo. Alex Pascoli. Una frase, due frasi, una parte di un monologhetto in cui sei il cattivo. Conviene che tu muoia di tanto in tanto. Non sei abbastanza cattivo, lo sai. Allora, sei bella. Federica Lenzi? Sì.
C'è un monologo di Giulietta lì? Gli amanti possono compiere i loro riti alla sola luce della loro stessa Scusa. Belle. Scusa, non mi devi chiamare, stai facendo fare una figura di merda. Paolino! Paolino, chiudi immediatamente questo! Chiudi immediatamente il telefonino! Parlaci tu con mia madre, diglielo. Avanti! Sai, ce ne sono alcuni, bravi che possono fare qualcosa, quindi poi ti dico i nomi e potrebbero essere sicuramente messi nel cast. Io li metterei, capito? I ragazzi sono stati già selezionati, ma chi? Ma quali? Ma stai dicendo sul serio? Ma che merda sei? Ma come va così? Ma che cosa va così? Ma nella mente tua va così? E io che cosa sono, cazzo? Che cosa sono io? Merda? Ma come non mi arrabbio? Ma come ti permetti di trattare delle persone in questo modo? E trattare me? Me ne fotto di quello che tu mi hai dato, di soldi, capisci? È un fatto morale. Sei una merda!